Siamo con Magda Di Renzo, responsabile servizio terapie dell'Istituto di Ortofonologia, che oggi lancia una ricerca nell'ambito dell'autismo. In cosa consiste? Consiste nell'aver individuato, nella nostra ottica, per cui oltre ai deficit cerchiamo di evidenziare le potenzialità dei bambini, per scoprire quell'area di sviluppo prossimale nella quale veramente lavorare. Allora, la cosa importante di questo protocollo è che ci è permesso di individuare un gruppo di bambini che reagiscono positivamente a un trattamento di tipo evolutivo, cambiando la sintomatologia fino ad arrivare ad una sintomatologia di non autismo secondo le classificazioni ADOS. E attraverso la realizzazione di una batteria di test? Esatto, sono dei test che abbiamo messo a punto nella clinica, che indagano quello che è il principale problema di questi bambini, che è l'empatia, intesa sia come difficoltà a comprendere l'emozione altrui, sia come capacità di comprendere che l'altro è dotato di una mente. E anche un altro indicatore è un'utilizzazione del quoziente intellettivo visto in termini qualitativi, e questi tre indici sono quelli che insieme, correlati ovviamente con l'ADOS, ci permettono di individuare questa categoria di bambini. Questo è molto importante perché il DS5 ci sta chiedendo di specificare i livelli e credo che sia fondamentale che si individuino delle differenze per trovare delle terapie che siano adatte alle difficoltà dei singoli bambini.